Ha un bel posizionamento però Forza Italia, nel senso che si trova in una zona di campo politico dove la concorrenza è relativa, almeno nel centrodestra, perché è vero che Giorgia Meloni sta trasformando Fratelli d'Italia in un partito conservatore, ma teoricamente quella è un campo da coltivare per adoperare l'immagine di Prodi dall'altra parte. Sì, sicuramente sì. Valgono tutte le considerazioni che ha fatto Cangini, anche se bisogna aspettare almeno un'altra elezione, perché magari l'Abruzzo, che fra l'altro, se non sbaglio, era il luogo dove Berlusconi fu eletto senatore l'ultima volta, l'Abruzzo potrebbe essere un'eccezione. Cioè, non so quanto radicamento Forza Italia ha in altre regioni, ad esempio del nord, in alcuni casi non mi pare moltissimo. Questo dobbiamo mettere aspettare un attimo. Per adesso lo spazio lì c'è. C'è uno spazio però con una mia perplessità, perché vedo che i popolari europei si stanno spostando leggermente a destra e questo naturalmente può complicare la vita anche a Tajani, che deve invece mantenere la sua posizione europeista, che è un elemento di forza di Forza Italia, se posso scherzare con le parole. E quindi deve argomentare anche per la sua storia di presidente, ex presidente del Parlamento europeo. Però la cosa che vedo delicata è che non c'è un tema specifico sul quale Forza Italia si possa caratterizzare. È un partito potenzialmente di governo, con una visione complessiva, però senza un punto sul quale, come dire, fare leva dicendo noi faremo questo e nessun altro nella coalizione di governo è in grado di fare questo. Noi proponiamo questo perché abbiamo elaborato idee originali e così via. Tajani non mi sembra ancora un leader, lo devo dire così, e questo potrebbe essere un problema. Soprattutto perché vedo degli ego spropositati da altre parti. E sì, uno spazietto ancora al centro per recuperare voti da Renzi e Calenda mentre si beccano come i capponi di Renzi, di Renzo. Renzi ci sta. Non so quanto sia possibile però andare molto avanti su quel territorio. Lo vedremo, perché le elezioni europee ci daranno un segnale potentissimo, perché essendo proporzionali diranno davvero quanto valgono i partiti in Italia. Claudio, quanto ha colto